c'è una nuova sostanza stupefacente che sta prendendo piede tra i DVD Hollywood. Si chiama ayahuasca e chi l'assume lo fa per ragioni differenti da quelle che spingono il classico tossico a drogarsi. Non si tratta di semplice sballo, almeno non dovrebbe, ma di cercare di mettersi in contatto con il sé superiore. L'ayahuasca viene somministrata nel corso di un vero e proprio rito sciamanico. In alcuni paesi del mondo, Italia compresa, non è ritenuta illegale, ma bisogna fare comunque molta attenzione perché si tratta di una sostanza potentissima. E dopo aver varcato i confini hollywoodiani, l'ayahuasca è arrivata anche da noi, dove sono sempre più le persone che partecipano a questi ritiri sciamanici durante i quali viene somministrata la sostanza. La Iena Ruggeri ha partecipato a uno di questi ritiri e le immagini andate in onda alle Iene sono davvero forti. Il link al servizio lo trovate nella descrizione del video, io mi limito a una breve considerazione. Ognuno è libero di fare ciò che vuole all'interno dei confini della legge, a patto che agisca in maniera informata e che non spinga nelle sue discutibili scelte minori. E già, perché non ci crederete, ma nel corso del servizio andato in onda ieri alle Iene abbiamo fatto la conoscenza di una mamma irresponsabile che ha somministrato l'ayahuasca a sua figlia, una bambina di 5 anni, forse meno. Inutile sottolineare quanto possa essere rischioso per un cervello in via di sviluppo entrare in contatto con sostanze così potenti. Genitrice folle a parte, la colpa va attribuita agli organizzatori che non dovrebbero assecondare in nessun modo iniziative tanto folli.